l'Inter lavora per puntellare la rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione, Marotta e Ausilio a caccia di un nuovo attaccante. Sono iniziate le manovre dell'Inter sul mercato, sempre in attesa del via libera del presidente Cane di sciogliere il fondamentale nodo in merito al rifinanziamento dal fondo Octree. Il club nerazzurro dovrà muoversi con il solito equilibrismo tra bilancio e competitività, cercando nuove opportunità a costo contenuto con massima resa. L'arrivo a parametro zero di Taremi non basta e il duo Marotta-Ausilio lavorerà specialmente sul reparto offensivo, dove c'è un obiettivo sensibile che porta a Genova e al cartellino di Gudmundsson. L'Inter studia all'assalto, forte anche del gradimento del giocatore islandese alla destinazione nerazzurra. I campioni d'Italia vogliono battere sul tempo le rivali Juventus e Napoli, pensando a un'operazione alla Frattesi e con la possibilità di inserire anche una contropartita sul tavolo delle trattative. Calciomercato Inter, Jolly Agoume nell'affare Luke Bacchio. Gudmundsson ha una valutazione da circa 30 milioni di euro e la chiave di volta potrebbe essere il sacrificio di Valentin Carboni nelle negoziazioni con il Genoa. L'Inter e Inzaghi valuteranno durante il ritiro il futuro del gioiello argentino, che si sta mettendo in mostra in prestito con la maglia del Monza. Ausilio e Marotta studiano anche un piano B e in questo senso un profilo che potrebbe tornare in auge è quello di Luke Bacchio, già sondato la scorsa estate dagli uomini mercato della Beneamata. Il nazionale belga costa la metà rispetto a Gudmundsson e il sodalizio nerazzurro penserebbe all'inserimento nell'affare di Agoume, che la società andalusa può riscattare a fine stagione per 8 milioni di euro. In questo modo l'Inter dimezzerebbe la spesa per Luke Bacchio, assicurandosi un attaccante di livello a un prezzo contenuto.